Benvenuti a questo video tutorial sugli splash screen per RetroPie su Raspberry. Gli splash screen sono immagini o video che vengono visualizzati all'accensione, cioè appena accendiamo il nostro Raspberry, e poi parte RetroPie. Come sempre ci sono diversi modi per fare la stessa cosa, io vi mostro quella più comoda per me. Prima di tutto ho scelto un'immagine e un video. Le immagini e i video potete o farli voi oppure scaricarne uno che vi piace. L'immagine è la presentazione di un video che ho sul mio canale, i migliori giochi per Game Boy, e l'altro è un video a caso che ho scaricato. Prima di tutto dobbiamo collegare il nostro Raspberry al computer e trovate nelle mie playlist due metodi. Adesso utilizzerò il metodo con FileZilla. FileZilla ci dice che c'è una versione nuova da scaricare, ma noi adesso non ci interessa assolutamente. Colleghiamoci. Allora, dobbiamo entrare nella cartella prima RetroPie e poi Splash Screens. All'interno di questa cartella copiamo i due file che io ho preparato, l'immagine del video che ho sul mio canale di YouTube e il video che ho scaricato a caso, diciamo. Li mettiamo dentro lì. Adesso possiamo scollegarci, riavvieremo il nostro Raspberry, io lo faccio sempre per sicurezza, e andiamo a vedere cosa bisogna fare sul Raspberry. Eccoci qua col nostro Raspberry con RetroPie. Eccolo qua. Al momento, quando lo avvio, non visualizza nessuno splash screen. Allora come si fa? Si entra qui in setup. Si sceglie questa voce, splash screens. A questo punto, prima di tutto, bisogna fare enable splash screen on boot, se non è già abilitato. Lo abilitiamo. E poi bisogna sceglierlo, choose splash screen. Quelli che abbiamo messo noi nella cartella che vi ho fatto vedere non sono qua in alto, RetroPie splash screen, ma sono qua, extra splash screens. Vedete? Ci sono quei due che ho messo. Allora proviamo prima l'immagine, tanto per provare. Gli diamo l'ok, a questo punto usciamo. E riavviamo. A questo punto, quando si riavvia, dovrebbe mostrare la mia immagine di un video che ho caricato sul mio canale YouTube. Vediamo se ce la fa vedere. Eccola qua. Quindi voi, se voi volete, potete anche mettere una vostra foto, potete creare un'immagine voi o scaricarne una che vi piace. La stessa identica cosa con il video. L'immagine resta qualche secondo e poi parte il nostro RetroPie. Bene, adesso mettiamo invece il video, invece che l'immagine. La procedura è identica. Allora, in setup scegliamo splash screens, procedura identica. Poi a questo punto abbiamo già abilitato prima questo e enable, quindi dobbiamo solo sceglierne un altro. Sempre qua, scegliamo il video. L'immagine era questa, Game Boy, il video è questo, quello che abbiamo caricato prima. Ok, a questo punto usciamo e da qui lo rifacciamo ripartire. Vediamo se ci fa vedere il video. Alla fine del video partirà normalmente il nostro RetroPie su Raspberry. Eh?
Eccolo qua, questo è proprio quello che ho scaricato. Potete scegliere voi da dove scaricare, ci sono diversi siti, si possono scaricare anche da dei video su internet. Ne scegliete uno che vi piace oppure lo fate con il vostro bel programma di video editing. Questo è un video MP4. L'immagine era un JPG e vedete, è parte il vostro RetroPie. Spero di esservi stato utile, al prossimo video tutorial.